Mamma mia, questa volta è stata peggio delle altre. Ma no, 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 non di nuovo, no di nuovo. La sabbia nei piedi, la sabbia nelle scarpe. Ah, che fastidio. Cioè, in realtà fa caldo, mi piacerebbe anche farmi un bel bagnetto, però... No, pure no. Ma come la leggo sta mappa del tesoro? C'è una X di qua, una X di là, e poi il mio moccio dove è andato? Oddio, di nuovo. Salve, salve. Guarda un po' chi si rivede, ma sei proprio tu, corpo di mille balene. Sì, 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 corpo di mille balene. Senta, io avrei un grande problema, ma proprio uno grosso, grosso. Ecco, stavo per giocare a... Per fare un'avventura, ecco, e soltanto che sono rifinito qui, quindi oh, sei venuto proprio nel posto giusto, questa è l'isola del tesoro. Ho navigato per così tanti giorni per poterla trovare e alla fine ho seguito la mia cosiddetta mappa del tesoro. Ah, che bello, che bello. Se a sto giro io non vorrei morire, glielo dico fin da subito. Ha un modo per farmi tornare a casa? Va bene, però non mi devi mancare di rispetto, perché questo tesoro si dice che possa trasportarti da una dimensione all'altra. No, ci mancherebbe, io non voglio mancare di rispetto, però l'altra volta, non so se si ricorda di me, dopo la scorsa volta, sì, sono proprio quello che ha fatto morire. Ecco, è andato tutto bene, però sai com'è, non vorrei rimorire. Devo dire che sei tornato veramente bello fiammeggiante, così come anche la mia clickbait, guardala laggiù che bella che è. Ah, capisco, no, ma infatti vedo in lontananza la sua barchettina, un po' più piccola rispetto all'altra volta, ma era sempre più... No, 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 è ancora più grande, ancora più grande. Ti ricordi male la mia clickbait, poi è così bella, così fiammeggiante. Bella. Ascolta, adesso però non possiamo perdere tempo, è arrivato il momento di andare verso l'avventura. E allora seguimi, 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 andiamo. Faccia strada, faccia strada. Andiamo, andiamo. Ecco, devo dire che siamo in mezzo al fogliame, non è che mi piaccia così tanto, però devo dire, lei mi ha detto che più o meno si dovrà trovare qua sto tesoro, no? Quindi speriamo bene. Corpo di mille balene, la X segna proprio questo punto della mappa. Sì, 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 sì. Allora forse ci dovremmo trovare qui, eppure non lo trovo. Che rabbia, che fastidio. Guardi, io sono molto contento che lei adesso sta ritrovando lo spirito d'avventura dopo che le hanno distrutto la nave, eccetera, eccetera. Però le ripeto, il tempo stringe, il tempo è denaro, io starei in live. Senti, ancora non ho capito che so ste live, ma che vuol dire? Sono un pirata quindi non so niente. Allora, le live sono come un'esibizione, no? Un'esibizione davanti al pubblico, ecco, c'è gente che aspetta, no? Ah! Non ho capito. Non capisce. Allora, è come se... lei sta facendo un discorso davanti alla sua ciurma, ecco. Corpo di mille balene. Ho capito! Come faccio con la mia ciurma? Se lo sai, ho da poco trovato il primo membro della mia ciurma. E non è quel membro. Oh, vedi, sono anche felice che ha trovato un membro della sua ciurma, ecco, sono molto felice. Uno solo, ammazza, eh. Ma sì, è un tipotto simpatico, un po' particolare. Dice che viene persino dalla luna, però che vuoi dire, è gente un po' male. Senta, non mi interessa com'è, non me ne può fregare di meno. Questo tesoro lo dobbiamo trovare e deve essere qui da qualche parte poi. Va bene, hai ragione, ci dobbiamo concentrare, però sono così arrabbiato che guarda... Hai sentito? Lo rifaccia, lo rifaccia. Lo rifaccio. Il tesoro! Il tesoro è qua! Mi sa proprio di sì, allora dai, iniziamo a scavare. Allora adesso mi metto a scavare, dammi anche tu una mano. Che miseria! Ah, il corpo di mille balene! Ma che cos'è? È una domanda? O un'interrogazione? È un'esclamazione? O un quesito? Io lo rilascio a terra. Corpo di mille balene, oserei dire. Posso? Posso? Ecco, se vuoi, prendilo, prendilo. Sì, sì, sì. Questo è... È proprio... Boh. Questo è un cubo di Super Mario, tra l'altro. Ma io non ho mai visto roba del genere. Senta, faccio una cosa, eh. Allora, lei stia qui.
poi magari chiama l'aiuto del suo mozzo, roba del genere. Io provo a fare una cosa che in genere si fa quando si trova il cosiddetto blocco di Super Mario, no? E lei stia indietro perché non vorrei, ecco. Ci provo, Ma certo, vai! Nel frattempo io vado a parlarne con il mio mozzo. L'ho lasciato da qualche parte nell'isola, chissà. Si starà facendo una pennichella. Allora vai, buona fortuna! Vai, vai, Frecchi, vai, buona fortuna! Andiamo bene. Che giovanotto, Speriamo bene. Adesso però devo chiamare il mio mozzo. Arnaldo? Arnaldo, dove sei? Arnaldo, finalmente l'ho trovato. Non hai idea di quello che è successo. Pensa, è riapparso di nuovo quel ragazzo che ti ho raccontato un po' di tempo fa. E abbiamo trovato finalmente il tesoro per i viaggi dimensionali. Pensa però che è partito da solo. Cioè, tu mi vuoi dire che io, Arnaldo Latino, sono rimasto imprigionato sulla luna per mesi per poi riuscire ad arrivare dentro questo posto fetente e marcio, trovo te e finalmente ho pensato che magari sarei riuscito finalmente a trovare un tesoro che mi avrebbe permesso di trasportarmi verso il mondo reale, e quel maledetto di Frankie riesce a rirubarmelo davanti al naso. Tu non sei un pirata, sei l'inutilità fatta persona. E sai cosa ti dico? Che ho acquisito alcuni poteri, quindi per te è finita. Mi sento un po' arrabbiato, ma non ti preoccupare, ne troveremo tanti altri tesori, magari un bel bildone d'oro, oppure un lingottone d'oro di cioccolato, che ne so. Dai, Arnaldo, non fare così. Oh, non mi sto arrabbiando, mi sto soltanto scaldando! Frankie, riuscirò a trovarti e riuscirò a distruggerti una volta per tutte. Il singleplayer.it sarà la rivista numero uno in Italia e delle avventure di Frankie non rimarrà che un niente! Arriverò, Frankie, arriverò. Pianeta Terra, ci sono! Ma che posto è questo? Quel maledetto pirata non è stato neanche utile di visezionare la sua mano per poter ottenere un piccolo residuo della pietra del teletrasporto. E poi queste ambientazioni, tutto questo bianco, non c'è neanche un'insegna di singleplayer.it qui, ma dove sono? Questo è il mondo di Super Hot! Non va bene, non va bene, Super Hot è un gioco vecchio! Come può Frankie cadere nella trappola di streamarlo? Ci sono un piano geniale! Impiegherò soltanto un po' di anni per poter realizzare uno spin-off del titolo. Già ci sono, ho in mente un'idea geniale. Lo chiamerò Mind Control Delete. Così che cancellerò Frankie dalla faccia del web una volta per tutte. E poi lo renderò gratuito, così lui ci cascherà, perché lui ci casca sui giochi gratuiti. E a quel punto sarà costretto a giocarlo e sarà costretto a portarlo almeno una seconda volta. Metterò delle feature incredibili, metterò della randomicità, metterò elementi di scenario costruttibili e abilità uniche. Sì, è un piano geniale. Quando lui arriverà qui, io potrò finalmente eliminarlo e tornare a governare il regno del web e soprattutto a condurre il singleplayer.it.
Però devo trovare degli sviluppatori, un team marketing, dei soldi. Potrei chiamare quel mio amichetto che avevo. Ciao, ciao Bill, come va? Tutto bene? Senti, avrei un favore da chiederti. Lo sapevo che Frankie avrebbe sicuramente provato Mind Control Delete. Adesso ho abbastanza dati per poter effettuare il teletrasporto verso il mondo reale. Finalmente non dovrò più viaggiare tra un gioco e l'altro e potrò finalmente mettere le mie mani sopra Frankie. Sto arrivando, conduttore del Frank News, Arnaldo Latino e il singleplayer.it. Ti distruggeranno! Spaziale sulla luna. Io, il grande Arnaldo Latino, conduttore del single player, come posso essere rifinito qui? I miei calcoli erano giusti. Sono stato dentro Sea of Thieves, sono stato dentro Super Hot, ho costruito Super Hot. E adesso mi ritrovo qua, di nuovo. Ma che cosa vedo? Ma questo è un collegamento diretto con la diretta delle avventure di Frankie. È da così tanto che non vedo voi, pochi spettatori. Oh, ne vedo qualcuno nuovo. Ma Frankie sarà pronto per finire sul lastrico. Lui non lo sa, ma io sto per tornare. E devo dire che nel frattempo la stazione spaziale ha acquisito abbastanza energia per poter effettuare un solo viaggio. E sarà un viaggio bomba, dritto per dritto, sullo studio del Frank News, e lo distruggerò una volta per tutte. Effettivamente avete ragione. Se poi mi schianto, crepo, e se poi crepo non posso continuare a conquistare il mondo del web. Se avete qualche suggerimento potete anche scriverlo. Ma che cosa posso fare? Ci sono! Mi posso schiantare sulla casa di Lambo. Tanto lui è superfluo, è una pedina così. Sì, è un piano geniale. Mi schianterò sopra casa sua e poi andrò a eliminare Frankie una volta per tutte. Non vedo l'ora che così tutti quanti voi potrete smettere di seguire le avventure di Frankie e passare al glorioso singleplayer.it. La rivista più bella, il sito più importante. Ma adesso è tempo di smettere con queste chiacchiere superflue e osservate la mia ascesa verso il pianeta Terra. Cioè, insomma, verso dove state voi, insomma. Non posso perdere tempo e allora guardatevi gli ultimi istanti di vita di Frankie. Però devo andare al bagno, da un bel po' che c'ho lì. Ci sentiamo dopo, Sì, Frankie, sono io, Arnaldo Latino, il conduttore, il presentatore e soprattutto il proprietario esclusivo del singleplayer.it. Da quanto tempo, Allora, Arnaldo, hai idea di quanto tempo è passato? Ma non hai notato alcune piccole stranezze nelle tue ultime dirette? Effettivamente ho notato qualche stranezza. Deus, sai che fine ha fatto il tuo prezioso pirata? E soprattutto, no, chi era il mozzo che lo stava aiutando?
Sì, tu? Sì, ero io. E stavo per mettere le mani sulla pietra del teletrasporto ed arrivare direttamente nei tuoi studi e distruggerti una volta per tutte. Ma a quanto pare qualcuno è finito lì e qualcuno ha ripreso la pietra prima che io la potessi prendere. Ma non ti preoccupare, Frankie, non ti preoccupare, perché fra pochi istanti succederà qualcosa di incredibile. Immagino. Mia stazione spaziale è pronta. Dopo tutto questo tempo mi schianterò sulla casa di Lambo e ti distruggerò poi una volta per tutte. Vabbè, mi sembra un piano stupido, cioè rischi anche di morire poi, Cioè muori se ti schianti. Beh, mi schianto, insomma, non è che sia uno schianto forte, ma mi farò un po' male, però... Ma un po' male, cioè muori proprio direttamente, ci tengo. Ma non è vero che crepo, no, è uno schianto calcolato, preciso. Mi dispiace dietro, non è uno schianto basta, calcolato. Non mi faccio più prendere in giro da te, lo schianto lo farò, ok? Vabbè, ma guarda che ci tenevo, sì, cioè, poi muori, che vuoi anche pensare minimamente di avere cura dell'altro. Ma dove vai tu e i tuoi tre spettatori? E tre ore. Io, Arnaldo Latino del singleplayer.it, sono finalmente pronta a distruggerti. E ti ricordi, Super 8, secondo te chi l'ha creato Mind Control Delete? Chi l'ha potuto fornire gratuito? Dimmi te, perché veramente... sempre io, con l'aiuto di Bill Gates, sai, io. Ma come Bill Gates? Amici adesso, addirittura. Un po' di vecchia data, ma comunque basta. Basta e stai in silenzio, te e tutti quanti voi, perché adesso è arrivato il momento della mia ascesa. E allora, azionare propulsori! Sto arrivando, Frankie! Sto arrivando! Schianto micidiale. Oh, purtroppo la casa di Lampo è esplosa nel processo, però sento finalmente l'aria. Ma che? Ma questa è cacca di cane. Ma è cacca di cane, vuol dire che sono finalmente nel pianeta Terra. Finalmente sono tornato io, Arnaldo Latino, il conduttore, il presentatore del singleplayer.it. Sarò finalmente pronto per distruggere Frankie. Non vedo l'ora che cosa gli ho riservato, le trappole che gli ho preparato. Quasi quasi devo andare a salutarlo di persona. Sarebbe veramente poco educato. E allora, Alexa, portami a casa di Frankie. Far West. Iiii,
sono io, Arnaldo Latino, il conduttore, il presentatore di singleplayer.it, la rivista più importante del settore videoludico e tecnologico, a differenza tua e del tuo stupidissimo Frankie News. Non è possibile, ancora tu, che cosa vuoi? Oh, Frankie, è arrivato il momento del nostro scontro finale. Ti ho portato qui in questa splendida città del Far West per poterti finalmente sfidare ad un duello. Arnaldo, t'avviso, se vuoi fare veramente un duello io ti spacco. Ti devi stare un po' calmino, con questi insulti, con queste cose. Allora, adesso basta, mi stai stufando moltissimo, Frankie. Sono venuto qui apposta, mi sono fatto così tanto culo così per poterti trovare, ne ho affrontate di peripezie io, e adesso finalmente ti posso eliminare una volta per tutte. Sì, non mi interessa, Arnaldo. Sai cosa ti dico? Meno male che siamo arrivati a questa chiusura, a questo finale di stagione, perché sai cosa ti dico? Basta, non ce la faccio più, non ti sopporto più, sei una spina nel fianco. Sì, ci credo. Non vali niente, anzi ti dirò, fai schifo e perirai davanti alla potenza di Arnaldo Latino. Vuoi mettere? Sono un giocatore professionista di Call of Duty. Vabbè, sono un giocatore professionista, ok? Quindi sono bravissimo nello sparare. Bene, Frankie. È arrivato finalmente il momento. Basta con queste stupide chiacchiere. Basta con i giri di parole. Basta con tutta questa messa in scena. È arrivato il momento di distruggerti una volta per tutte, e allora mi prenderò le avventure di Frankie, mi prenderò il Frankie News e diventerà tutto il singleplayer.it. Prima di prendere il mio canale, prima di prendere le avventure di Frankie, prima di prendere il Frankie News, devi passare su di me. Sto arrivando, Frankie, preparati a perire. E va bene, Arnaldo, noi due. Arnaldo, mi dispiace, ma doveva finire così. L'hai voluto te sto duello, l'hai voluto te usare le armi da fuoco e mo ti becchi quello che ti becchi, cioè morire. Come hai fatto a colpirmi per primo? Avevo tra l'altro preso la pistola che spara per primo. Maledetto Wish, non dovevo comprarla. Però non capisco come ti reggi in piedi dopo che ti ho sparato in pieno, da qualche parte. Non hai idea di quante news ho affrontato. Posso ancora resistere un po' di secondi, per un po' di minuti. Anni di news. Non è vero, Arnaldo, non è vero. Hai sempre cercato di prendere il predominio di questo canale. Basta, Arnaldo, è giunta la tua fine. Ascoltami, devi farmi un ultimo favore prima che io scompaia letteralmente. Mi immagino l'ultimo desiderio che hai. Sì, quale? Devi trovare e distruggere il mio capo, il vero capo del singleplayer.it. Ma come il tuo capo? Non sei tu il capo di singleplayer.it? No, io non sono il capo di singleplayer.it, ma il mio capo. È lui che mi sta obbligando a fare tutto questo. È lui che mi sta obbligando a cercare di uccidermi. Mi ha installato un chip del controllo mentale. Ecco perché sono così cattivo. Ma adesso che sto per morire, sto realizzando la verità, Frankie. Io non volevo neanche uccidere il Gianni. Io lo stimavo, il Gianni. Pace all'anima sua. Tra poco lo raggiungerò. Ma Frankie, trova il capo del singleplayer.it ed eliminalo prima che faccia qualcosa. Allora dimmi chi è che lo fermo, chi è il pazzo che ti manda a fare tutte ste cose, a uccidere le persone. Il capo è...
Arnaldo, non mi morire adesso. Arnaldo. Ma santo Dio, doveva morire prima di dirmi il nome del cattivo. E mo'?